La fotogrammetria subacquea è una tecnica che usa le immagini multivista per le ricostruzioni 3D. Ad oggi questa tecnica viene adoperata per il monitoraggio dei relitti archeologici e relitti di epoca storica. Infatti ISPRA, insieme ai Carabinieri Subacquei del Nucleo di Roma e l'Università dell'Unical, hanno sviluppato una metodologia avanzata per la mappatura 3D dei relitti sommersi. Questa tecnica, nello specifico, si basa su una sequenza di immagini che vengono acquisite tramite camere in modalità time-lapse. Queste immagini, in genere sono un numero elevatissimo di immagini, vengono elaborate con degli appositi software di fotogrammetria al fine di generare delle ricostruzioni 3D. Questa tecnica è sorprendente perché permette appunto di avere una dimensione reale di oggetti anche molto grandi, come appunto possono essere i relitti. E diciamo, ISPRA insieme ai Carabinieri Subacquei di Roma hanno eseguito un rilievo addestrativo presso un relitto situato a Ponza, un relitto della Seconda Guerra Mondiale, nell'S&T. E le immagini, diciamo, sono sorprendenti soprattutto dal punto di vista dei dettagli e dei particolari, e quindi è uno strumento adeguato per poter attentamente monitorare eventualmente i relitti da eventuali intrusioni, da diciamo prelevamento di oggetti.